228 d.C., da una quinrene battente vessillo imperiale, fa il suo sbarco in Sicilia l'imperatore Publio Elio Traiano Adriano. L'imperatore romano, nel suo lungo viaggio verso l'Etna, andrà a venerare il sole. E non solo. Seguitemi. Ci sono molte storie che sono legate al mito della nascita di Dioniso. Qualcuno pensa che il dio fu concepito da Demetra, sorella di Zeus, proprio dopo un rapporto con il padre degli dei. Per altri è figlio della ninfa Lete. Ma la figura di Dioniso nel mondo classico ha tanti aspetti, multiformi. Possiamo definirlo come la divinità dell'ibrido, del surreale, dell'uscire dagli schemi comuni, attraverso l'ebbrezza che regalava, proteggendo e facendo nascere la vite e dunque il vino. Durante i riti dionisiaci, durante queste feste e rituali in onore del dio, si faceva un gran consumo di vino e da lì nacquero, insomma, i più strani culti che ritroviamo anche oggi in epoca moderna. Pensate un po', i riti dionisiaci furono bloccati dai romani nel III secolo a.C. in quanto creavano disordine nella popolazione che venerava il dio romano Bacco, che non è Dioniso, prende soltanto alcuni aspetti di Dioniso. Dioniso è una divinità errante, mentre Bacco è soltanto il dio per i romani che protegge il vino, la vite e ciò che crea nella mente dell'uomo. Dioniso viene rappresentato molto spesso nella cultura classica e nella mitologia come divinità errante. Durante i suoi viaggi insieme ai suoi cortei, caratterizzati dalla presenza di satiri, sileni e menadi, il dio si sorreggeva al tirso. Il tirso non è altro che un bastone contornato e adornato dall'edera e dalla pianta di vite. Dioniso, figlio di Demetra, dea dei raccolti e della prosperità terrena, gioca un ruolo fondamentale in quelli che sono i misteri eleusini. Dal terreno vulcanico di Monte Arso a Nicolosi nasce Adrianus, il vino dell'imperatore, un nerello mascalese che regala un mix di sapori ancestrali che nascono dal fuoco e dalla lava di questo territorio. Adrianus nasce da un vigneto di 60 anni qui a Nicolosi a Monte Arso, che lo rendono uno dei vini cru dell'Etna. Dal colore rubino e dal sapore che ci ricorda la primavera,
crea una sorta di verticalità con le emozioni che trasmette oggi il vino. In uno dei suoi tanti viaggi in Grecia, l'imperatore Adriano partecipò personalmente ai riti eleusini, una volta da solo, ma la prima volta insieme ad Antino. Ma cos'erano questi misteri eleusini? Si tenevano da ad Eleusi, città sacra a Demetra. Demetra, dea del raccolto e della prosperità. I rituali dei misteri eleusini ci restano tuttora sconosciuti, però possiamo immaginare, secondo gli scritti, che appunto erano dei riti. I misteri, innanzitutto, bisogna partire dalla parola greca, misterio, che vuol dire iniziati, quindi gli iniziati cominciavano un percorso, immaginato mitologicamente un grande corteo capitanato da Dioniso. Durante questo percorso gli iniziati si immergevano in un fiume per crearsi e ricrearsi e ripulirsi l'anima e poi venivano messi dentro questo tempio dedito a Demetra. Cosa accadeva? Durante questi riti, secondo quello che sappiamo, si cercava di creare il giusto connubio tra vita e morte. Si cercava questo passaggio tra vita e la morte, come fece un po' Persefone, proprio la figlia di Demetra, per cercare l'immortalità. L'immortalità dell'anima è il susseguirsi di questa immortalità durante gli anni a seguire. L'unico particolare che appartiene ai misteri eleusini è la pianta di melograno. Infatti sappiamo che gli iniziati, durante questi riti, mangiavano questi melograni, considerato il frutto di Persefone, sacro a Persefone, figlia di Demetra, per ritornare in vita dopo aver visto con i propri occhi la morte. Possiamo definire l'imperatore Adriano come il precursore del romanticismo. Adriano, amante del bello, amante del classicismo, possiamo definirlo anche come un anticipatore di estetismo, ma anche di amante della bellezza. Adriano, rispetto agli altri imperatori romani, così come voleva la tradizione, portava la barba, una barba che creò qualche polemica all'interno del suo impero, con molte dicerie sul suo conto. Adriano portava la barba perché era un imperatore filo-ellenico e quindi era innamorato di quella che era l'arte greca, dei riti greci, ma soprattutto del classicismo greco, che ritroviamo in tanti dei suoi viaggi. Uno di questi è proprio quello in Sicilia, quando Adriano va sull'Etna a contemplare la nascita del sole. Durante il suo viaggio verso l'Etna, Adriano decise di non percorrere la strada principale, la strada Valeria, bensì un'altra strada, lontano dai centri abitati, in mezzo ai boschi. Oggi è visibile qui questa magnifica strada romana battuta in mezzo ai boschi di Contrada da Galone. Adriano era solito a vivere e a percorrere le strade insieme alle sue legioni, anche per cercare di scampare a possibili imboscate. Ma questa strada non fu solo percorsa dall'imperatore Adriano e dal suo seguito. Nel 253 d.C., infatti, i tre santi Alfio, Cirino e Filadelfo vennero portati verso Leontini da Taormina per essere martirizzati e passarono proprio da qui, da Contrada da Galone. We'll be right back.
si recò in mare, in Sicilia, e là salì sull'Etna per vedere il sorgere del sole, che, a quanto si dice, vi appare in una varietà di colori, come in un arcobaleno. Questa è una frase che ritroviamo nell'Historia Augustea, che ci racconta in breve, ma in maniera concisa, il viaggio di Adriano in Sicilia. Ed è proprio qui, sull'Etna, che si conclude il viaggio di Adriano nella contemplazione del sorgere del sole, del suo amato sole. Un sole che per Adriano simboleggia la nascita, la rinascita, ma soprattutto il sole che riscalda un nuovo mondo di conoscenza che l'imperatore ha portato alla sua civiltà. L'imperatore Adriano morì 10 anni dopo il suo viaggio sull'Etna, nel 138 d.C., a Baia, in Campania. Baia che porta il nome di Baios, il nocchiero di Ulisse, secondo il mito. Ed è una strana coincidenza che un uomo che amasse così tanto viaggiare e scoprire il mondo trovi come capolinea della sua vita proprio lo stesso luogo dove è sepolto, secondo il mito, uno degli uomini più emblematici del viaggio in se stesso. Ma prima di chiudere il nostro viaggio è giusto fare chiarezza e fare luce sulla morte di Antino. Nel 130 d.C. una tragedia sconvolge la vita dell'imperatore Adriano. Lungo le rive del fiume Nilo, in Egitto, Antino perde la vita. Antino, secondo le ricostruzioni storiche, annega nelle acque del lungo fiume. Ci sono molti misteri legati alla sua morte. C'è chi dice che è stato un omicidio politico, altri un suicidio, ma quello che possiamo andare ad ipotizzare è che sicuramente Antino ha deciso di sacrificare la sua vita per l'amore eterno nei confronti di Adriano. Infatti la morte di Antino tra le acque del fiume Nilo ci ricorda quello del dio egiziano, il padre degli dei. Parliamo di Osiride, che morì annegato nel Nilo, secondo quelli che sono i miti. E dunque, dopo la sua morte, Adriano prende il cadavere del tanto amato Antino e lo orna con dei papaveri, dei fiori sacri a Demeter. Come sappiamo, i melograni e i papaveri erano due simboli chiave dei misteri eleusini. Successivamente Adriano decide di divinizzare Antino fondando su una cittadina vicino alle acque del Nilo, Antinopoli per l'appunto. In questa nuova città, divenuta poi successivamente molto importante come snodo commerciale, Adriano decide di dedicare una statua dove divinizza Antino come il dio Osiride, rappresentandolo con un atef in testa, un copricapo tipico dei faraoni, ma soprattutto tipico della divinizzazione del padre degli dei.